Nel mezzo dell'Europa le Alpi possono essere il punto di svolta di un nuovo rinascimento della zona, che coinvolge la catena montuosa più importante del continente e due tra le regioni economicamente più rilevanti, la Lombardia e la Baviera. La costituzione di una strategia comunitaria tra le aree alpine d'Italia, Francia, Svizzera, Austria e Germania servirebbe a valorizzare un territorio dove vivono 70 milioni di persone. L'obiettivo comunitario è quello di riunire le regioni d'Europa in aree caratterizzate da problemi e potenzialità simili, offrendo soluzioni a questioni che un singolo Stato non è in grado di affrontare da solo. Questo senza rincorrere a nuovi fondi, nuove normative e nuove istituzioni, ma migliorando il coordinamento delle nuove risorse, attuando in modo coerente misure esistenti utilizzando strutture già attive. Attualmente esistono già due macro-regioni in Europa, quella dei paesi baltici e quella del Danubio. Una strategia europea macroregionale è un'opzione di medio lungo periodo, in grado di attuare un coordinamento e un migliore utilizzo dei fondi comunitari e nazionali e soprattutto di conseguire un peso politico maggiore per poter affrontare e risolvere i problemi di un'area vasta in ambito europeo alla luce di un quadro basato sulla competizione e cooperazione fra aree strategicamente forti. Il presupposto di partenza per la costruzione della macroregione alpina europea è che le regioni di questi territori siano legate dalla peculiarità geografica delle loro aree montane della loro interazione con le grandi città prealpine e dalla convinzione che l'azione comune e l'adozione di progetti e misure concertate in ambiti specifici possano offrire un netto vantaggio rispetto a soluzioni nazionali. Con la risoluzione della conferenza delle regioni alpine è stato redatto un documento piattaforma della strategia per un'area di 49 regioni e 70 milioni di abitanti che è identificata come il cuore dell'Europa, ovvero le Alpi. Esso delinea i principali campi di intervento della futura macro-regione. Lo sviluppo economico riveste un ruolo preminente, ma deve essere coniugato con i temi dell'ecologia e delle tradizioni. Molto importante nella strategia macro-regionale è il sistema di governance, che deve coinvolgere nelle decisioni e nelle attività pratiche tutti i livelli di governo, in modo particolare quelli più vicini agli interessi in gioco, in una logica multidivello. La strategia per lo spazio alpino si propone soprattutto di fronteggiare le sfide seguenti, potenziare le infrastrutture dei trasporti, convertire il sistema energetico per sfruttare le energie rinnovabili, favorire la coesione economica tra il nord e il sud dell'Europa, sfruttare lo spazio alpino come serbatoio d'Europa per l'utilizzo dell'acqua, tutelare la biodiversità e la varietà naturale e paesaggistica nello spazio alpino.